Buongiorno, non siamo in una birreria, diversamente da come si potrebbe pensare. Siamo in un'aula scolastica molto particolare e tra poco capirete perché. Siamo sempre comunque al meeting di Rimini. Questa giornata del meeting è dedicata alla scuola e il motivo per cui siamo qui è appunto questo. Oggi quattro grandi incontri dedicati appunto ai grandi temi che circondano il dibattito intorno alla scuola, all'educazione, la didattica, l'autonomia, la parità, la valutazione degli insegnanti. Si parla di tutto questo oggi al meeting di Rimini. E in questa giornata dedicata alla scuola siamo voluti venire all'interno di una esperienza scolastica molto particolare, come dicevo, che è quella di Piazza dei Mestieri. Piazza dei Mestieri ha una sede a Torino, ha una sede a Catania ed ha una sede temporanea qui al meeting di Rimini. Cristiana Poggio, che è vicepresidente di Piazza dei Mestieri, ci aiuti a capire esattamente che cos'è Piazza dei Mestieri. È una scuola che da 14 anni prova a fare l'alternanza vera, quindi i nostri ragazzi studiano, imparano, ma lavorano nello stesso tempo e le due esperienze si contaminano a vicenda, perché i nostri ragazzi nell'incontro con la realtà capiscono che è importante fare bene le cose, imparare. Sono 600 ragazzi a Torino e 900 a Catania, imparano a fare i camerieri, i cuochi, i panettieri, i termoidraulici. La birra. Il pane, perché poi tutto si trasforma in attività produttiva. Hanno dai 14 ai 18 anni, quindi un'età in cui possono imparare molto e poi essere pronti per affrontare il mondo del lavoro. Allora, andiamo ad incontrare qualcuno di questi ragazzi, sono qua. Allora, alzatevi voi. Come ti chiami? Filippo. Filippo, cosa fai a Piazza dei Mestieri? Faccio panificazione e pasticceria. Perché hai scelto di fare il panificatore? Perché è una mia grande passione da sempre e appena potuto ho cercato di approfondirla. Ma a te piace studiare? Sì. Quindi non hai fatto la scelta di una scuola professionale perché non avevi voglia di studiare? No. Tu vuoi studiare? Sì. Ma vuoi studiare quello che ti piace? Certamente. E fare il panificatore ti ha sempre appassionato e ti appassiona? Sì. E invece tu ti chiami Sara. Tu Sara cosa fai? Io faccio il corso di cuoca. Il corso di cuoca? Ma perché hai scelto di fare la cuoca? Colpa di Masterchef? No, ma perché la mia famiglia mi ha sempre comunque tramandato questa passione di fare la cuoca e boh. Quindi una passione familiare che si è tramandata fino a te, una tradizione familiare che adesso tu cercherai di rinnovare. Sì. Greta, indovinato? Tu di dove sei esattamente? Che cosa fai? No, io sono di Torino. Anche tu di Torino che fai? Cucina. Anche tu cucini? Sì. Anche tu la famiglia? No, è più una mia passione personale e allora ho deciso di seguire questa strada. Ti trovi bene a Piazza dei Mestieri? Molto. Che cosa ti piace di più? L'ambiente che c'è. L'ambiente che c'è, e tu? Anche tu l'ambiente, quello che ti piace di più di Piazza dei Mestieri? Sì, più che altro la cosa bella della Piazza dei Mestieri è che una volta che diventi un alunno, entri a far parte di questa grande famiglia e diventa come casa tua, diciamo. Grazie. Cristiana Poggio, no, fermati, vieni qua. Sentirsi dire che la scuola diventa un po' come la tua famiglia. È commovente, è quello che abbiamo sempre cercato di fare, perché noi proviamo a guardare ogni ragazzo per quello che è, siano essi italiani, stranieri, abbiamo una percentuale molto alta di ragazzi stranieri. Ecco, questo è un tema che volevo toccare con te. Uno dei segni della scuola che cambia è la presenza degli stranieri. Come affrontate questo? Chiamiamolo problema, chiamiamola opportunità. Mi piace di più, perché come dice una ragazza, ci ha detto un po' di tempo fa, io sono marocchina e per me è qualcosa in più essere marocchina, perché posso insegnare ai miei amici qualcosa che loro non sanno. Questa integrazione dove noi proviamo a guardare i ragazzi in profondità, cioè quello che loro hanno di più importante, la persona in quanto tale che vale più delle varie etnie, ci permette di incontrarli, di far incontrare tra di loro. È necessario che ci sia un luogo, che ci siano degli adulti capaci di guardarli in questo modo e che ci sia una comunità educativa, che quindi tutti siano coesi ad abbracciare i ragazzi così e farli sentire come una famiglia, come diceva il nostro... Torniamo a parlare di scuola dopo questa parentesi musicale, questa parentesi anche con Claudio Chieffo, la memoria delle sue canzoni. Gianni Mereghetti, insegnante in un liceo di Abbiategrasso. Ecco, iniziamo con lui a parlare un poco dei grandi temi legati alla scuola, temi di cui si parla oggi in particolare. Si dice da più parti che la scuola è cambiata perché sono cambiati i ragazzi. È vero? Sì, sono cambiati i ragazzi perché in questi anni il mondo, diciamo, di internet
ha molto influenzato anche all'interno della scuola con strumentazioni e con modalità nuove. Però in questo cambiamento nei ragazzi vi è un'esigenza, vi è una domanda che è quella di sempre, che riemerge continuamente anche dentro le strumentazioni nuove, e che è la domanda di verità e di bellezza, per cui la scuola attrae, colpisce laddove viene proposta una verità e una bellezza. Ecco, se ne parlava poc'anzi con Cristiana, la presenza anche degli studenti stranieri all'interno delle scuole, sono segni di cambiamenti in atto, ma come interpellano un insegnante? Come si entra tutte le mattine di nuovo ad affrontare la sfida? Allora, io vivo direttamente questa esperienza perché ho alcuni ragazzi stranieri nelle mie classi, soprattutto in mente una terza, in cui ci sono 5 ragazzi stranieri, una del Marocco, uno dell'Egitto, 2 dell'Albania e 1 della Moldavia. La cosa interessante è che avviene un interscambio, quindi che questi ragazzi stranieri non sono più stranieri, sono ragazzi che sono entrati dentro la nostra cultura e la vivono, vogliono essere chiamati italiani. Chiaro, loro portano la loro cultura, quindi c'è questo interscambio che arricchisce la vita stessa della classe. Dario Odifedi, che di Piazza dei Mestieri è il presidente, parliamo un poco del rapporto tra scuola e lavoro, a che punto siamo? Beh, sicuramente rispetto a qualche anno fa è maturata una sensibilità sul tema del rapporto tra scuola e lavoro, sulla cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Ci sono delle sperimentazioni in atto sul sistema duale promosse anche dal Ministero del Welfare, c'è una sensibilità anche da parte del MIUR, quindi una sensibilità sta crescendo. Certamente i numeri oggi sono ancora molto piccoli e soprattutto le modalità operative con cui realizzarla troppo spesso non sono sufficientemente curate, però almeno culturalmente si è iniziato ad andare in questa direzione. Si è iniziato a non considerare più la formazione professionale come un percorso di serie B? Sì, questo credo che ormai sia abbastanza acclarato, la formazione ormai non se ne parla quasi più di questo problema, perché la formazione professionale ha dimostrato in questi anni, non solo la Piazza dei Mestieri, ma tutti e 130.000 ragazzi della formazione professionale in Italia, hanno dimostrato che questa è una via, è un percorso possibile. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è collegare questo a tutto il sistema educativo, per esempio la proposta dell'obbligo scolastico a 18 anni, teoricamente se vuol dire tornare tutti a scuola come era prima è una proposta insensata, ma se ci si lavora dentro e si immagina che ci siano i percorsi di formazione e l'apprendistato, allora può diventare una cosa su cui iniziare a discutere. Ecco, la proposta di estendere l'obbligo scolastico ai 18 anni, ma anche di restringere a 4 anni il percorso della scuola superiore. Carlo Di Michele, che è presidente di DS, un'associazione che raccoglie molti insegnanti in Italia. Queste sono proposte fatte dal ministro Fedeli, anche qui al meeting, è stata qui ieri, è stata proprio qui all'interno di questo stand, di questo spazio di Piazza dei Mestieri. Ecco, rispetto a tutte queste proposte, rispetto all'alleanza educativa tra scuola, famiglia e società evocata dal ministro Fedeli, cosa pensate? Ma io credo che il ministro ieri abbia detto una cosa molto importante quando ha richiamato la necessità che il tema sul futuro della scuola sia un tema in cui ci sia una convergenza di tutte le forze vive del Paese. Questo è un fatto molto importante perché la scuola non è un problema soltanto di una parte, ma è un problema di tutti. E da questo punto di vista in questi anni ci sono state una serie di riforme, alcune hanno funzionato, altre un po' meno. Sicuramente queste proposte innovative possono essere, come diceva anche poco fa Odifreddi, un'opportunità o un limite. Quello che conta moltissimo è la prospettiva. La prospettiva è di offrire ai ragazzi dei percorsi personalizzati, cioè dei percorsi che possano offrire a ciascuno, secondo la propria vocazione e inclinazione, una propria strada. Da questo punto di vista sicuramente ad esempio la riduzione a 4 anni, la riduzione di un anno del percorso formativo va in una prospettiva europea, ma anche qui io credo che l'organizzazione deve essere finalizzata a una ridefinizione e una valorizzazione proprio del compito della scuola e degli insegnanti proprio nell'aiutare i ragazzi a trovare questa strada. Grazie. Cristiano, un'ultima battuta, in sintesi bisogna rimettersi in gioco, rimettersi in discussione, le ricette di ieri non sono più le ricette valide per oggi.
dobbiamo rimetterci in gioco soprattutto noi adulti, perché comunque è un compito nostro, non quello di sostituirci ai ragazzi, ma di accompagnarli a diventare adulti, riscoprendo tutto ciò che è di buono della loro tradizione, aiutandoli a rielaborarla perché diventi loro e quindi possono diventare dei cittadini, delle persone che sanno affrontare il futuro attraverso un lavoro, perché credo che questo sia ineliminabile. Grazie, siamo arrivati al termine di questo nostro quotidiano appuntamento in diretta dal meeting, ci ritroveremo domani più o meno alla stessa ora al termine del telegiornale delle 12. Ricordo anche l'appuntamento in seconda serata. In seconda serata proporremo le sintesi dei principali incontri di questa giornata. Ringraziamo naturalmente tutti coloro che ci hanno accolto ed hanno partecipato a questo nostro breve incontro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento a domani. Buon proseguimento di giornata dal meeting.